Questo programma è offerto da Gruppo Imarisio Auto, vendita autovetture nuove ed usate di tutte le marche. Via del Sepio 59 e Via della Traversa 17, Lomazzo, Como. Oh, finalmente basta puntate, basta registrazione, non ce la faccio più. Un bel weekend qui in Emilia, che bello, in pace, relax, un po' di meditazione. Ah, senti che bella musica romagnola. Sei arrivato. Ci devi portare a Bergamo. Ma che Bergamo? Che cosa? Dai, la trasmissione. Ma non possiamo rilassare, devo fare il weekend. Ma no, che trasmissione, no? In Bergamo. Ma io non posso andare in posizione, mi becco qualche artista. Ho rotto la macchina. Ma come ti eri scordato? Ma che è la serata? Ci devi portare tu. Forza. Ridi in Bergamo, è bellissimo. È tutto. Dove che devi andare? Ad Almine, tra Almine e Bergamo. Capito? Vabbè, e andiamo. Anche veloce se puoi. Mica siete emiliani con calma, sono di Milano, siamo di Milano. Compagnia, ti facciamo compagnia durante il viaggio, dai. Andiamo. Ma perché? Dico, ma si può una volta, ma una che sia una vuole un po' di pausa, invece chi ti trovi in macchina, chi ti ritrovi in macchina, chi, ragazzi, che puntata spettacolare oggi, ciao ragazzi, a dopo, salutiamo, mi piace il Road Show, diventa anche un po' emiliano, abbiamo in auto con noi oggi Rino Cerotte e le sue partner, buon ragazzi, che entrata, Sono Rino Ceronte, ho le mie partner principali. Hai visto che sincronia dietro? E abbiamo deciso di venire qui in questa trasmissione. Io a Pavia ho fatto il militare, però adesso faccio anche la trasmissione. Come, chi c'è oggi? C'è Ilaria, dove sei? Piacere. Ilaria Lugli. Già mi piaci, perché sei conduci te finalmente, guidi loro qua. Da Carpi. E Bianca Maria Riccardi, buongiorno. Che abita dove abito io. Dove abitate? Dite voi ragazze, che parlerò anche troppo dopo. Allora, io abito a Ozzano Taro. Ozzano Cap Taro, 666 44 Collecchio, Parma. Ah, Collecchio lo conosco. Sì, in realtà ora vivo a Parma, ma le origini sono quelle origini. E quindi lei ha un nome e cognome nobile, 3456 Maria Bianca, Bianca Maria. E poi invece Ilaria Lugli. Il mio cognome è tipico cartigiano. Lugli, ce ne sono tantissime a Carpi, 41012 il Cap, sono abito vicino a Modena, ma anche vicino a Parma, infatti il nostro ritrovo è a Parma. L'ho conosciuta a un casting, sì. Un mio amico, un pazzo. Passo di talento, aspetta che spiego. Spieghiamo. E ho organizzato un casting per trovare delle nuove partner. Insomma, Ilaria ha spiccato, è uscita da questo casting. Quindi, e dopodiché, adesso lui ha presentato loro e ha presentato Rinoceronte. Vabbè, insomma, mi conoscete. Dai, quindi, dato. Dico sempre, diamoci subito di mezzo il... Allora, mi hanno chiesto, Peter, ma perché non porti mai donne in auto 30 puntate? Avete capito perché? Che bello, 2 secondi ce le mani sul volante. Che ho paura. Dicevo, togliamoci subito il dato di fatto, perché via, quindi, televisione, palchi, zeghi, dicendo tante belle cose. C'ho anche un mestiere di giorno che mi fa stare tranquillo, hai capito? Ce l'ho sempre avuto, non l'ho mai mollato. E dico sempre, come fate, complimenti, vorrei anch'io, non ce la faccio, perché 24 su 24... Perché tu hai anche un ritmo particolare, noi in Emilia siamo un po' più pacati, eccetera. Sono così tranquillo anche io. Ma una fatica, ragazzi, a stare tranquillo. E quindi, appunto... Rosso, comunque.
5. Ma siamo passati dal rosso. No, stanno scherzando. Che burlone queste ragazze. Stanno scherzando per chi ci guarda. Stanno scherzando. Vedete perché non voglio andare in macchina? Ma due secondi stanno già strazzando le balle. Rosso, metterai sul volante, la cintura e la prostata a posto? L'esami? Ciao ragazzi. Ragazzi, ma che bello essere qui. Allora, ecco. E guida allora qualcun altro. Ah, scusate. E quindi no, dicevo, allora, in questo caso, come? Allora, come siete conosciuti? In questo caso è il Rino, è appunto il cast. Loro sono di recente acquisizione nel cast, perché diciamo, a un certo punto, tu sai che gli spettacoli che faccio ho sempre bisogno di una partner o due, soprattutto per l'intervista doppia, no? E allora sai, me ne sono venuta a mancare molte, anche perché ultimamente ne avevo 5 incinte. 5 incinte delle mie partner, ho detto, ne devo trovare delle nuove. Ma? Ma 5 incinte? Sì, non sono stato. Ah, ecco, non, eh. Sarebbe un grande problema. Ecco, mi raccomando, fate i provini. E quindi, poco tempo fa, diciamo febbraio, ho conosciuto loro due che si sono poi conosciute durante le serate con me, parlando seriamente. Sono diventate, mi sembra, ottime amiche e quindi è diventato quasi un gruppo il nostro, capito? Si ancora è ancora nessuna rissa del tipo no, io come nei gruppi di liscio in Romagna, scherzo, trio non trio, perché a volte adesso dire duo trio, a volte poi dopo è frazionato, invece siete riusciti a fare cose intelligenti, siete diciamo un trio, come dico sempre, mi piace anche come off Hard and Ground, che si riesce a amalgamare, questa cosa mi piace, come una cosa detto? Un trio underground. L'intervista doppia non l'ho certamente invitato io come contenitore, però diciamo dal punto di vista comico forse sì, ed è diventata efficace col tempo, migliorandosi anno dopo anno, da Zelig 10 anni fa a Colorado 2 anni fa, ci sono stati dei miglioramenti evidenti proprio perché è stata perfezionata. Forse il mio demerito è non avere delle cose così forti come l'intervista doppia, però ci sono altre cose che sopravvivono benissimo nello spettacolo intero. E con loro due, che sono vicine di casa, hanno un entusiasmo pari al mio, che è difficilissimo da trovare, capito? Alle stelle, direi. Abbiamo già pensato di fare delle cose per l'autunno, capito? Delle cose insieme, in quel caso a duo, che esula dell'intervista che tu hai visto, dei pezzetti particolari, dopo poi ti diranno anche loro. È bello, infatti, ma vedi, avete già anticipato quello che chiedo sempre alla fine della puntata, il fatto del creare, perché la TV è importante, tranquillo, ho dietro Ilaria che metto un'ansia. No, un'ansia perché è un'assicuratrice. Perché se qui c'è la presidenza, non c'è il semaforo, c'è la presidenza. Perché se succede qualcosa, ho visto anche le foto del ragazzo, qua sono messo male io, c'è l'americano che arriva e tranquillo, è sicuro. Magari non è cattivo. E no, quindi questa cosa appunto. Io non so ballare. Grande! In questo caso fa tutto loro. Questa l'ho messa per loro, perché loro sono giovani, noi siamo vecchi, loro sono giovani. Giovani. Vai. Da giovane ballare. E anche da giovane mi piace. Calmo Rino, calmo! Ballo io! Ballavo solo i lenti. I lenti sì. Basta! Era di De Andrea. Basta! Di Gregorio. Oh, scatenate, visto, ragazzi? No, scusa, abbassiamo, eccoci là, avete visto un po' di strada. Ragazzi, questo qua era di De Andrea, mi pare, sì, Sì, ciao! Non ricordo bene. Perché era già Fantini, già visto. Comunque, stiamo arrivando! Un autore, un cantautore. Hai capito come. Diciamo che è molto carino, gli altri comici un pochettino mi invidiano, non certo per la mia bravura, eccetera, ma per la compagnia, capito? La formazione che tu abbiamo. Tu non lo sai, ma in realtà ti ho chiamato, no, per loro?
in macchina. Tanti ti invidio anche io, Rino. Ma no, che sono sposato. Sai che l'arte. Scusate, com'è? L'arte, l'arte ti fa un po' così. Quando sei single ti fa un po' un po'. È l'arte. In questa sciarpetta qua. Ma non è la sciarpetta, è il maglione, che c'è un clima stranissimo. Ho sentito il clima. Quindi allora, ragazzi, tante belle cose. E quindi adesso vi sto portando. Dov'è che vi sto portando? Un altro pacco molto bello, molto importante, live. Ilaria, dillo tu, presentalo. Ilaria, guarda la telecamera, ci guarda. Sei già stata, vai. Non ti emozionare, di là. C'è la telecamera lì a posto. Prego, vada, vada. Ci metti in posa, vada. Dove sei? Dove sarete stasera? Dove vi sto portando? In Bergamo. Inizio spettacolo ore 21. Fine spettacolo ore 23:45 circa. Ma io sei cannunciatrice. Al punto di fuga, il locale si chiama punto di fuga. Infatti quando ho visto sull'emigratore PDF in allegato, c'è solo PDF invece. Ho letto di fretta, non dico cosa ho letto. Hanno fatto la battuta, ho letto di fretta. Punto di fuga! In questo momento stanno aggiustando le moto. Poi dopo. No, molto bello, complimenti. E fanno questo no, bello, questo bello veramente, ragazzi, è bellissimo. Omar Fantini e Alessio Parenti sono i conduttori di questa serata, sempre pieno, c'è pubblico che ride a tempo eccetera. Bella, cioè, noi location. Faremo due interventi. Parliamo seriamente. Ho un'azienda agricola storica da tanto tempo. Icola o ci sta. E mi gestisco. E mi gestisco. Ragazzi. A tal proposito, io sono specialista. Io amante nella del fragolaia, qui dentro ho le mie fragole. Ragazzi, ma buonissimo. E lui è l'unico che riesce a fare anche, attenzione. Guardate, ragazzi, coltivate i crackers. Avete visto? I crackers erano da accompagnamento. Insacchettati. Però ragazzi. E una cosa veramente mi sa che quasi io mi vado a farmi le vacanze. Questa puntata te la offro Pita, tranquillo, poi mi devo farmi una settimana scrocco. Vieni, ti coltivo la terra, ragazzi. Ti facciamo lavorare. Io sono super vegano, tutto particolare. Fragole, ragazzi. Ma sì, una fragoletta sì. Aspetta, avvisiamo subito Vasco Rossi che si potevano mangiare anche le fragole, battutaccia. Tanto se le macchie con i comici facciamo battute. C'è, io ammiro chi ha un lavoro e ce la fa come faceva al tempo e riesce a fare anche arte. Comicità, comunque sia anche il resto, però lo fa bene come? Stando nell'ambiente di professionisti. Invece c'è chi lo fa, sapete anche voi, che magari fa un altro lavoro, poi lo fa così, si idee e ti va a perdere tempo. Già successo. Invece nel mio caso complimenti perché lavorate e lo fate veramente poi, in questo caso lavoro. Allora io faccio il comico. E non per giocare. Faccio il comico da 26 anni e l'ho fatto con lo spirito del professionista, però avendo un pochettino, come dire, le spalle coperte da questo lavoro principale storico della mia famiglia. Ma attenzione, quando tu hai un podere, un'azienda agricola, non è che puoi cambiare lavoro, tipo so se sei impiegato, basta, smetti, cambio. È un modo di vivere, vale, quindi non bello, si può questo, cambiare questo, il questo podere bello. Peter non lo si lascia mai, lo si può solo aiutare se ce la fai. Cavoli, sai che anche economicamente, ma non si può, è un modo di vivere, è un pezzo, un podere, lo sai Ilaria, è un pezzo di mondo. Che bello, un che pezzo bello di pianeta, no, questo, non dico altro. Vabbè, non a capo, perché Peter, come scegli oggi? Salutiamo anche Leandro che ci ha collegati, il grande Leandro. Grazie, perché mia moglie c'ha il tuo braccialetto. Ragazzi, perché vedi come le sinergie. Bella questa cosa, perché c'è una filosofia dietro, non è che lo fa perché no, lavoro la terra perché no, c'è la passione, questo è bello. No, beh sai, è ereditato tutto dalla mia famiglia, poi comunque non lo si può lasciare, perché in un podere c'è, ci sono gli animali, i genitori, ricordatevi che hai visto che ho in macchina dei comici, sta facendo dei seri, mi tocca fare il comico, ricordate che volere e podere. Bene, Chi ha un addio che la segniamo questa qua? No, me la ricordo io, volere e podere. Vabbè, dai. Tu e come no, si guadagna di più e comodo. Vai Rino! Autonomo, senza fare un po' il fenomeno. Ti vogliono un fenomeno, ti vogliono un fenomeno. Ma se poi diventi un fenomeno, cambia terra in questo domino. Fate fammi fare il fenomeno. Su tutto, sulla telecamera. Signore, aiuto, musica senza. Ma non sei parole, ripeti l'ultima. I rapper di oggi ti fanno le scarpe. Esco dallo studio con il MasterChef. Ho un salto mortale in un mare di offese. Guarda come ti muovi Harlem Shake. Vai Rino! Alessandro, vai Rino! Voglio vedervi ballare. Sì chef! Voglio vedervi sudare. Sì chef! E non chiamatemi chef. Sì chef! Perché ho messo questa canzone? Ragazzi, perché allora tutti vogliono un fenomeno.
poi fai il fenomeno e poi crolli questo domino. Bella questa cosa, perché tutti vogliono la notorietà in un attimo, invece c'è lavoro dietro, no. Ragazzi, facile adesso fai il video, fai la cosa, fatti fibra, mica scemo, scrivere dei bei testi, perché anche voi non è che abbiamo già saputo Rino vi dicendo, però non è che avete cercato la notorietà. Faccio un... qualcuno di voi ha fatto qualche talent? No Ah, già che voglio ho bene. Ho fatto un Conte. Ah, beh, no, il Conte, no, tanta roba è Conte. Don Conte si è... Un casting per un quiz? Ah, vabbè, no, però infatti vi vedo bene però, come anche come, non so, l'eredità? No, reazione a catena, si può dire. Ah, sì, dato, diciamo. E quindi in questo caso appunto fatemi dire cosa ne pensate. Allora iniziamo, facciamo la scaletta. 1, 2, 3 oppure 1, 2, 3, come volete. Come vuoi. È questa la mia telecamera? Eh sì, è quella. Se non è ancora saltata, è quella. Vediamo se nei movimenti. Quindi in questo caso appunto siete favorevoli sì e no ai talent, poi dico la mia alla fine. Sì, io penso che sì, danno l'opportunità a una persona che magari non ce l'ha all'interno della sua città comunque di potersi esprimere, di poter fare certe cose a un livello molto alto. Però chiaro è che poi dopo un discorso televisivo è diverso. Chi partecipa a un talent di solito ha già un talento o pensa di averne un talento. Il fatto di misurarsi comporta anche una certa crescita a livello personale. È il fatto che appunto qualcuno pensa di averlo, il fatto che ci sì. pensi vuol dire che non ce l'hai. No. O ce l'hai, ce l'hai. No, se pensi di averlo, cioè, ce l'hai. L'autostima è giusta, cioè nel senso che non c'è secondo me un livello. Chi pensa di essere bravo è giusto che possa esprimersi in un qualche modo. Va bene, ok, questo dai. Ma la base è sufficiente, non ti ho convinto. Che poi c'ho il talent. Rino, cosa ne pensi dei talent che fanno fare successo velocemente? A chi avrebbe... Non tanto, non mi interessa tanto. Anche perché poi ha preso piede, se non fai il talent, la trasmissione non viene guardata. Relativamente, dal punto di vista televisivo, le cose più dal vivo così o come si faceva una volta, i concorsi è un altro discorso. Bianca, io credimi, non mi ricordo mai tutto il cognome completo, Bianca Maria, ma va benissimo. No, mi piace anche l'altro, no, bella Bianca Maria. Bianca Maria Riccardo. Ah, un tuo fa regale, apri lo champagne, cara, apri lo champagne. Non sta. No, diciamo, cosa ne pensi? Hai fatto qualcosa? Hai fatto qualche primo, l'hai già detto? Allora, io non ho fatto nessun talent e posso dire questo, che io non discrimino le persone che fanno i talent. Bene, mi piace. Allora, la brutta opinione. Persone non discrimino. Scelgono. Le persone che pensano di avere un talento pensando di averlo. In sostanza io condanno le persone che scelgono chi non ha un talento per fare un talent. Bene, mi piace questa cosa, che sono partite scaletta, giusto, perché vedi, ragione sì, ragione. Ecco, abbiamo fatto tutte le tre opinioni giuste, perché il talento oggi serve per far vedere velocemente, altrimenti non ce l'hai più veramente. Uno che è veramente ha talento non ce la fa nella musica in 80 milioni, nell'arte di più ancora. Quindi poi, però c'è anche il fatto che poi le star sono chi giudica, e se poi se ne escono poi con dischi nuovi, c'è un noto rapper italiano che c'era per tutto, ha fatto anche un po' su Facebook, lo vedo ovunque ultimamente, non facciamo nomi perché non facciamo nomi. Hai ragione. Quindi mi stai dicendo sì? Hai ragione. No, dillo tu chi è. No, io non ho capito chi è. C'è un famoso rapper italiano che adesso è ovunque, in tutte le canzoni, quindi in questo caso a volte i talent purtroppo a volte servono per lanciare, vabbè, lasciamo stare, quindi io comunque ce l'ho contrario di tanto, ma perché... chi è? Siamo vicini. E allora oh, attenzione, mi è sempre piaciuto perché la voce è bella, rapper, e però ovunque. Ma chi è? Perfetto, non sai chi è. Ma non è vero, ma non è mai da nessuna parte, ragazzi. Ma perfetto, ma chi è? Non lo so. Dai. Ma no, siete di parte ma voi. No. Sì. Ho preso il testivo, c'è l'immagine, J-Ax. E allora! No, comunque mi piace. E allora, ragazzi, qua siamo quasi addirittura d'arrivo. Il tempo è volato. Sei curioso di vederci stasera? Eh sì, sono venuto fino a moto dalla premia, mi sono fatto 200 km, mi avevo fatto fare gli autogrill, tutti gli autogrill dentro, anche la parte del mercatino per uscire dall'auto. Cavolo. Sono tanti i comici, ma ci siamo anche noi con due interventi. Poi altri appuntamenti che avete in ballo, futuri, qualcosa in arrivo, anche già, perché i comici a volte veramente hanno le date che escono all'improvviso. Settimana prossima andiamo ancora al laboratorio Zelig da Giancarlo Bozzo a Milano. Che giorno? Il 10. Che non è mercoledì, vero? Sì, è mercoledì. È il 10 mercoledì? Mercoledì, sì. Non ci sei. Mi tocca vederle ancora.
Il 10 vado, torno dal basso, da Silvio, da Solidoro, dagli altri. Bene, mi tocca, anche volentieri. Sì, ma ragazzi, ma non mi date la testa, a me mi interessa Rino, eh. Ah, beh, no, ma vado la puntata apposta, infatti, eh. Il 17 siamo in televisione in una TV privata di Imola, che non mi ricordo il nome. E il 20 Costipanzo Show a Bologna. Il Costipanzo Show è un'istituzione. Pizzocchi, Giacobazzi, eccetera eccetera, parodia del Costanzo Show, e ho l'onore di essere chiamato vedere, spessissimo, no, da loro. Ma io sto guardando la camera sicuramente, ragazzi, se la camera per qualche motivo è saltata, però la voce l'ha sentita, mi piace questa cosa. Io pensavo che fosse la mia camera questa, capito? Io ero concentrato. Di che ti è venuta paura? In camera sua. E adesso attenzione. Una canzone che canteremo tutti insieme. Vai. Ripeto ancora che qua non siamo a karaoke, no, però in questi casi, quando siamo in tanti, la cantatina ce la facciamo. Questa canzone qua rispecchia la grinta, la voglia di fare, la voglia di arrivare, ma giusti, con potenza e anche un po' di concentrismo, perché io sono forte, io sono unico, io sono Freddy, io sono una supernova, io sono Mr. Fahrenheit. Rino, ti voglio sul pezzo. So don't stop me now. Don't stop me, cause I'm having a good time. Having a good time. You should fly to the sky. Marino! Find the love on the way of tease. I'm a racing car passing down. I'm getting your time on. Bianca, vai, Bianca, vai con la sola che tu li cantavi. Un secondo, si trova avanti la Bianca e la canzone. Non è che facciamo qua, cosa facciamo qua? Faccio l'autista. Fai l'autista. Devi cantare la single, la cantante, non posso cantare io? No, puoi cantare assolutamente. Che bello che stiamo facendo i selfie al volo. Che bello. Hai documenti. Ma posso dirti una cosa? Tu stai impersonificando il sogno di molti comici. Ah, pensavo di uomini, sono di macchina. Ragazzi, documenti, che onore. Ragazzi, facciamo la diretta Facebook, io non posso, che sono collegato. Bella. Bellissimo! Sei uscito dalla pagina, ragazzi, questa è la potenza folle. Dicevo top! Che onore, ma che bello! Ciao. Guarda, io ho fatto questa volta il Berlino, quasi torno etero. No, scherzo! Sto scherzando! Gioco sempre la mia parte comica, che sono già etero. Sorpresa! Pitri vuole bene e fa autista per voi, tutti e tre dietro. Bravo! Avete visto, è qua, dove vi porto adesso a fare lo spettacolo. Ricordiamo un po' come sarà strutturato lo spettacolo, la vostra esibizione, Rino. La nostra esibizione, faremo un'intervista doppia, una delle migliori che abbiamo, bella, lunga, corposa, che tratta delle diversità uomo-donna. E leggerà Bianca e Ilaria farà l'italiana media, io sarò l'italiano medio. E poi dovrebbe esserci la mia parodia del ventriloquo, che non so fare il ventriloquo, però fa ridere. bello veramente, sì, stavi dicendo una cosa, però veramente. Sì, no. Pronto? Sì, pronto. Sì, allora, dov'è la caserma? Ve li sto portando in caserma, sì, ma non lo so, erano qua, dicono che fanno i comici, però. Sì, ma non lo so veramente. No, comunque, no, contentissimo, rifaremo un'altra 3, 4, 5 volte. Verrò io giù al parco bio che ha il Rino, perché voglio partiamo dall'azienda. Voglio ficcare anch'io. La terra, voglio mettere le mani nella terra, voglio ficcare le mani nella terra. E quindi no, ragazzi, grazie veramente che siete venuti. Grazie a te. Grazie del passaggio.
Sì, sì, stanno arrivando, sì, un attimo, sì, sì, certo, sì. Sono sempre a tre, la macchina poi qui, sì, non devo guardare, sì, ma non ce la faccio più. E... ma cosa sta succedendo? Tranquilli, tu hai chiamato il negozio, hai una settimana di ferie. Sì. Oh, lei ha 10 contratti firmati? Se passi da capo ne ha conflitti di gel, eh? Sì, vuoi, gnocco finito? No, il gnocco finito è il suo ragazzo, il gnoccolone, posso dirlo, eh. Sì, non, sì, sono, sì. Non sono un gaio, però ragazzi, qua, questi sono due americani questi qua. Ragazzi, allora, veramente, adesso veramente, è dura a volte chiudere, quando ti diverti, veramente è dura chiudere, eh. Abbiamo sparato di qualcosina, poi dopo taglieremo qualcosa. Tutte le mie parti, tutte le mie. Siete solo voi in macchina. Grazie mille per aver accettato l'invito, veramente grazie. Di averlo fatto. Sì. Grazie per avermi fatto partecipare alla serata, so che mi farete fare un pezzo anche a me adesso. Ho detto Peter, ti vogliamo tutti i costi, sì, perché grandi, mi fanno stare. Sì. Ho detto Peter, ti portiamo, grazie, adesso so che mi avete detto, sono emozionato, grazie veramente perché. Ma sai Peter, ci serve qualcuno che ci tiene d'occhio la roba quando siamo sul palco. Perché non ce la guarda mai nessuno. Io c'ho il telefono, sinceramente, io c'ho paura. Sì, sì, io le scarpe. Ti offriamo le patatine. Carine, dai, simpatiche, brave. Ti paghiamo mojito. Mi raccomando. Anche dai, mojito mi piace. Seguiteci. YouTube, Mi Piace TV, canale 89 Telepavia. Ciao ragazzi. Ho fatto il militare. Militare. Ah, finalmente puntata finita, ma siamo troppo contenti perché mi hanno detto che mi portano qua con loro, mi fanno esibire perché sono uno di loro, grande, vai ragazzi, vai. Grande Peter, vai, grande, bravo. Ma Melolino? Tira anche la mia, va. Mi hanno detto che mi facevano esibire anche a me. Stanno esibendo senza di me. Che respira? Ugo, il calzino che ruba! Un vizio acquisito fin dall'adolescenza. Ho smesso! Com'è il tuo lavoro? Precario. Alla scagnola! E io? Come sei stata assunta? Uè ragazzi, spettacolo finito, grandi rinoceronte e partner, sono troppo contento, mi hanno preso, sono qui, guarda, eccoli qua, sono arrivati, grandi, sono uno, è stato bellissimo, grande, sei uno di noi, è il nostro autista, ma perché?